Gentili signore e signori, un cordiale saluto da Lucca in occasione della manifestazione Lucca Bike che caratterizza la prima settimana del mese di giugno. Ecco anche la prima edizione della Gran Fondo Mario Cipollini. Una manifestazione che ha superato ogni aspettativa e ha visto quasi 700 concorrenti al via per correre assieme a lui. Eccolo inquadrato a Re Leone su quelle strade che naturalmente lo hanno reso celebre. Ma c'è anche un altro personaggio di spicco, lo avete visto inquadrato, Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Ma non solo loro, perché al via anche un altro personaggio, Claudio Rossi, che fa parte del Comitato Organizzatore Mondiale 2013, e c'è anche il noto imprenditore Paolo Barilla, grande appassionato di ciclismo. Mentre ancora avete visto inquadrato Renato Di Rocco, assieme a lui avete visto anche Lido Moschini, assessore allo sport del comune di Lucca. Tra gli altri presenti anche il campione italiano di triathlon Alberto Casadei e quattro ciclisti professionisti della formazione Farnese Vini, vale a dire Miranda, quindi Bulgarelli, Miazaga e Pelanac, questi i quattro professionisti. Il via verrà dato proprio dall'assessore allo sport del comune di Lucca, Lido Moschini. È una manifestazione che si corre appunto in occasione di questa manifestazione importante che caratterizza la prima settimana, abbiamo detto, di giugno. Per quanto riguarda la partenza, naturalmente per quanto concerne questa manifestazione, tutto è stato predisposto davvero in maniera eccellente, grazie all'impegno del coordinatore generale, del direttore generale della manifestazione ed organizzatore principale Luca Franceschi, il quale naturalmente tiene a ringraziare Mario Cipollini e tutti i suoi collaboratori per la fiducia che gli è stata concessa. C'è anche il vice direttore della RAI, dottor Comanducci, altro grande appassionato del ciclismo alla partenza, direzione di corsa affidata a Ernesto Bianchi, che ha seguito tutta la cartellonistica e naturalmente si è adoperato assieme ai volontari sul percorso con motociclisti, le macchine al seguito, 700 concorrenti, un numero davvero notevole. Tra l'altro il 15% dei partecipanti è di nazionalità straniera, quindi il ringraziamento anche a questa partecipazione internazionale, a questa Gran Fondo Mario Cipollini. Le associazioni di volontariato, che erano numerose, hanno distribuito ben 1700 pasti e al pasta party che si è tenuto al termine della manifestazione e che è stato curato in modo impeccabile dal gruppo donatori di sangue di Lunata. La partenza dal polo tecnologico, dove appunto ha sede la manifestazione Lucca Bike, mentre invece l'arrivo sarà in viale San Concordio. Tra l'altro l'organizzazione si avvale proprio anche del contributo di Lucca Fiere e Congressi e la partenza è appena avvenuta. Per quanto riguarda gli sponsor tecnici, vogliamo ricordare Lampogas, McDonald's, Sistus Italia, Ultimate Italia, Vini Farnese, Pastificio Mennucci, S Lunga e Perla. Questo un primo gruppo di sponsor importanti, così come Lecca Lecca Abbigliamento per Bambini, la ITL Industrie Tessili Lucchesi, la Invercolor, Altopac Packing, quindi Salumi Benvenuti, Cicli Franceschi. Questi tutti gli sponsor di questa Gran Fondo Mario Cipollini, questo grandissimo campione del pedale che ha voluto legare il proprio nome ad una manifestazione, alla sua prima edizione, ma che ha avuto questo grande successo non soltanto per la presenza di ciclofondisti di primo piano, e poi lo vedremo dalle immagini soprattutto sul percorso medio e sul percorso lungo, ma anche per la presenza degli ospiti che abbiamo ricordato, ad iniziare dal presidente della Federciclismo Renato Di Rocco, patrocinio del comune di Lucca. Tre percorsi a disposizione dei 700 concorrenti, 49 km quello corto, 112
il medio 140 per quanto riguarda il lungo. E non mancano anche le difficoltà che gli organizzatori hanno predisposto. L'organizzazione è quella dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Mario Cipollini, con il coordinatore generale della manifestazione, come abbiamo già ricordato, Luca Franceschi. È un'altra delle tante manifestazioni, delle tante gran fondo che si svolgono in questo periodo. In questa stagione ce ne sarà una addirittura anche il 18 di settembre, quindi quasi a chiusura dell'annata, la gran fondo Giglio d'Oro, che si svolgerà a Calenzano, organizzata da Saverio Carmagnini. È una manifestazione importante e significativa. Queste immagini si riferiscono al passaggio su Monte Pitoro, la prima difficoltà dopo 19 chilometri, ma prima di dare uno sguardo da vicino ai tre percorsi scelti dall'organizzazione, vogliamo anche ricordare, tornando al raduno di partenza di Lucca, il momento di commozione che c'è stato per volontà di Mario Cipollini e dell'organizzazione capitanata da Luca Franceschi, quando è stato esposto alla partenza il cartello con la W ed il numero 108, ricordando appunto il numero di partenza di Wouter Weylands, che poche settimane fa ha perso la vita al Giro d'Italia. Un gesto, ha detto Mario Cipollini, fatto con il cuore durante il lungo applauso che ha preceduto la partenza della gara, per ricordare chi oggi non può essere qui a Lucca con noi a divertirsi in questa manifestazione. Davvero un momento di grande generale commozione ed un lunghissimo applauso. Parlavamo del percorso, detto che per quanto riguarda il corto non ci sono difficoltà da superare, queste invece si incontrano sul percorso medio di 112 chilometri. Oltre a Monte Pitoro, il passo Lucese a quota 650 metri di altitudine dopo 40 chilometri, quindi la salita di Matraia al chilometro 62, ed infine, per quanto riguarda il lungo, da segnalare anche Monteserra, quota 810 metri di altitudine, al chilometro 116 a 24 dalla conclusione. Quindi non mancano le difficoltà in questa gran fondo Mario Cipollini, che ha riscosso peraltro, e lo abbiamo detto, un grande successo. Ricordiamo ancora gli sponsor Lecca Lecca Abbigliamento per Bambini, ITL Industrie Tessili Lucchesi, la Invercolor, Altopac Packing, quindi Salumi Benvenuti, Cicli Franceschi, oltre a tutti gli sponsor tecnici. Ormai assistiamo a questo passaggio generalizzato a Monte Pitoro dopo 20 chilometri, perché in fondo qui ci sono anche coloro che poi naturalmente perderanno contatto dai migliori, e quindi non rivedremo sicuramente nel corso di questa gran fondo che viene allestita in occasione della manifestazione Lucca Bike nel polo fieristico Lucca Fiere e Congressi, mentre attendiamo ancora il passaggio di un buon numero di concorrenti che in questo momento vanno ad affrontare questa salita che caratterizza appunto tante manifestazioni ciclistiche in provincia di Lucca, una su tutte il Gran Premio di Camaiore, che anche quest'anno si correrà nei primi 10 giorni del mese di agosto. Vediamo ancora il passaggio, ormai siamo agli ultimi concorrenti, quindi gruppo compatto dei 700 partecipanti, con alcuni ospiti di lusso, li abbiamo ricordati, che sono ancora in questo gruppo. Il primo a rompere l'indugi era stato il pistoiese Simone Sguerri, atleta che anche di recente si è dimostrato in ottime condizioni di forma, e Simone Sguerri è stato raggiunto successivamente da un altro pistoiese, vale a dire da Falzarano. Sono i due al comando per Simone Sguerri, numero 34, la maglia della Genetic Cycling. Per quanto riguarda invece Alfonso Falzarano,
Falzarano, quella del team Guru Planet per Selle Italia. Sta facendo l'andatura, ecco qua Simone Sguerri, siamo in pratica sulla salita di Matraia, sono stati percorsi una quarantina di chilometri, la suddivisione, la divisione del percorso è ancora più avanti, ora questo primo piano su Alfonso Falzarano, un altro atleta che si cimenta con soddisfazione e che ha ottenuto varie affermazioni per quanto riguarda le Gran Fondo. Al via anche l'atteso Raymond Rumsas, altri ex professionisti come Ramacciotti, al via anche Sanetti, poi ci sono Bajanov oltre a Falzarano Sguerri e poi c'è anche Eskov, un altro atleta che va per la maggiore in questo genere di competizioni. Tra l'altro è un percorso bello quello che si svolge in provincia di Lucca, questa la salita che porta verso Matraia a 40 km percorsi per coloro che sceglieranno il lungo, ne mancano 100 alla conclusione, mentre un po' meno di 80 per quanto riguarda invece gli atleti che disputeranno il medio. Si è sfoltito già il gruppo dei concorrenti, come era naturale su questa asperità che porta a circa 400 metri di altitudine, poi dopo Matraia Valgiano, quindi si andrà verso San Pietro a Marcigliano per raggiungere la zona di Gragnano e di Porcari e per quanto riguarda il lungo la salita di Monte Serra. Quindi questo è il gruppo dei 20 atleti che si è formato sulla testa lungo l'ascesa di Matraia, anche l'assistenza tecnica, organizzazione veramente curata in ogni dettaglio, complimenti a Luca Franceschi. Tra l'altro ci dicevano gli organizzatori che l'anno prossimo nel 2012 sono annunciate diverse novità per quanto riguarda questa Gran Fondo Mario Cipollini, tenuto conto anche dell'ottimo successo, dell'impegno, dell'entusiasmo con la quale è stata allestita questa prima edizione, la partenza dal polo tecnologico ex area Bertolli, l'arrivo in viale San Concordio a Lucca per quanto riguarda la prova. E intanto andiamo a vedere quella che è la situazione per quanto riguarda il medio, perché si è formato al comando questo tandem che è formato dal numero 57, sta facendo l'andatura Nicola Ramacciotti, casacca della Ciclo Team Sanginese, e con lui Raymond Rumsas della Gran Fondo del Diavolo System Data, System Data che è uno degli sponsor principali assieme naturalmente ad altre aziende di questo team. Quindi Raymond Rumsas numero 21 con Ramacciotti, i due hanno un buon margine di vantaggio su un protoncino che comprende Sanetti, Cerri, poi Basile, vengono segnalati anche Balli, Ferrari, Sansoni, Orsucci, Benedetti, Bertellotti e Vanors Del, questi gli atleti alle spalle, mentre Raymond Rumsas in questo momento con la casacca della Gran Fondo del Diavolo System Data che sta facendo l'andatura, mentre naturalmente superata la difficoltà di Matraia per quanto riguarda il medio, non ci sono altre difficoltà da superare a parte quella di Sant'Andrea nella zona di Pieve di Compito prima di raggiungere San Concordio, dove presso l'S Lunga nel viale omonimo si concluderà questa prova. Intanto questo è il gruppo alle spalle, un gruppo più numeroso, evidentemente ci sono stati altri rientri. Questo è Sanetti del team Veloline Promotech, l'azienda di Stefano Scarselli che sponsorizza anche questo team, il team Veloline Promotech con sede a Lucca, una panoramica completa
completa su coloro che ne fanno parte, sono praticamente in 19 alle spalle della coppia formata da Rumsas e Ramacciotti. E allora, mentre stiamo vedendo il gruppo degli inseguitori, c'è tempo per ricordare che nel frattempo si è conclusa la gara per quanto riguarda i 49 chilometri del corto, e si è affermato Domenico Bertocchini della 06 Cycling Team davanti a Gabriele Simoni della Baldo Stefan, terzo Eric del Degan della Vigili del Fuoco, quarto Renato Pieroni della Speedbike, quinto Maurizio Diriccio del team Fanini Group, sesto Barsottelli, settimo Panicucci, ottavo Rugai, nono Mandorla e decimo Menchise. Questo l'ordine d'arrivo. Ripetiamo, per quanto riguarda il percorso corto in questa gran fondo Mario Cipollini, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica che porta il nome di questo grandissimo campione del pedale, con la direzione organizzativa curata impeccabilmente da Luca Franceschi. Situazione che non cambia al momento, almeno sulla testa, perché quando la nostra moto ha lasciato i 19 inseguitori per tornare al vertice della corsa, trova ancora Nicola Ramacciotti, ciclo team sanginese, e Raimons Rumsas, gran fondo del diavolo System Data, la maglia, la società di appartenenza, e la maglia con i tradizionali colori per il corridore lituano che, come è noto, ha due figli che gareggiano nel ciclismo giovanile e toscano, e con buoni risultati. Primo piano ancora su questo atleta che ha vinto molte gran fondo, anche in questa stagione è andato a segno, poi Nicola Ramacciotti che lo sta seguendo. I due si stanno avvicinando praticamente alla conclusione, al traguardo, anche se mancano ancora diversi chilometri, e alle spalle la situazione vede sempre questo gruppo di inseguitori. Siamo praticamente a questo punto ad una decina di chilometri dal traguardo. C'è anche Sandro Manzi, moto in formazione in corsa con Arturo Parenti, e infatti vedete che alle spalle la situazione è cambiata, perché c'è Bruno Sanetti del team Veloline Promotech che ha lasciato il gruppo dei 19 ed ora da solo cerca di avvicinarsi a Rumsas e a Ramacciotti. Non è molto distante, una ventina di secondi in ritardo per l'atleta laziale che ha gareggiato da juniore anche in Toscana e poi anche nei dilettanti, che appartiene anche ed è stato campione italiano dei Vigili del Fuoco. Bruno Sanetti in questo momento vede la coda della macchina dell'assistenza tecnica, vede le moto che stanno seguendo il tandem di testa, quello formato da Rumsas e Ramacciotti, ed è seguito a sua volta dalla FSA Vision, infatti assistenza tecnica garantita da questa ditta, la quale ci piace ricordare sempre, Giampiero Bertini. Intanto con il numero 7 Nikita Eskov, mentre con il numero 32 è Yuri Gorini, che è della Genetic Cycling, mentre Nikita Eskov è del Velo Club Salò. Questi sono gli ulteriori atleti alle spalle, ma Eskov disputerà la prova del lungo così come Gorini, mentre Rumsas e Ramacciotti hanno scelto il medio e quindi si contenderanno con gli altri il successo al termine dei 112 chilometri. Eskov con Gorini alle spalle di Sanetti e della coppia di testa, mentre stanno arrivando in questo momento altri concorrenti, ad iniziare naturalmente da coloro che si trovavano alle spalle. Vediamo con il 492 per esempio Cerri, poi con il 64 anche Gianluca Cavalli, un altro atleta di sicura quotazione. Il 13 invece è per
Bajanov, Alexander Bajanov, altro atleta di primo piano per quanto riguarda le gran fondo. Si stanno muovendo altri atleti dopo che hanno allungato cavalli, Bajanov e Cherry, e naturalmente aumenta l'andatura, anche perché qui la strada è a favore. Ci avviciniamo ormai alla conclusione per quanto riguarda il medio, ai 112 chilometri complessivi della prova. Abbiamo detto della presenza anche di quattro professionisti a questa gara, della Farnese Vini, Neri Sottoli, Mirenda Bulgarelli, Miazav e Pelanek, mentre vediamo intanto che c'è stato un allungo da parte di Raymond Rumsas. Infatti a 8 km dal traguardo il corridore lituano ha affondato i colpi, ha staccato il compagno di fuga Ramacciotti, ed il corridore lituano della Gran Fondo del Diavolo System Data Petrollo in questo momento da solo si avvia verso la conclusione. Il suo vantaggio nei confronti di un paio di inseguitori dovrebbero essere Ramacciotti e Sanetti. Sanetti che si era appunto riportato su Ramacciotti quando proprio Sanetti stava per piombare su due di testa. Rumsas ha allungato, ha guadagnato questi 20 secondi di vantaggio che sta portando verso il traguardo, ormai tratto pianeggiante verso il viale San Concordio per la conclusione del medio in questa Gran Fondo Mario Cipollini, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica che porta il nome del grande campione lucchese, il quale naturalmente è sceso in gara con tanti amici, con tanti ospiti. Abbiamo ricordato oltre a dottor Comanducci della RAI in qualità di vice direttore, poi anche Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, e naturalmente Paolo Barilla, il noto imprenditore. Alle spalle vedete non c'è appunto nessun accordo, all'andatura tra Sanetti e Ramacciotti è abbastanza tranquilla, anche perché stanno rinvenendo altri 5 inseguitori. In questo momento il numero 55 è Raffaele Basile della Cicloteam Sanginese, con il 492 è Cherry, e poi vedete Ramacciotti con il 57, e quindi naturalmente a questo punto sono in 7. Vedremo se riusciranno a organizzare, magari in estremis, a provare a inseguire lo scatenato Rumsas, il quale ormai ha superato la località di Guamo a un vantaggio di 20 secondi. Siamo veramente alle battute conclusive di questa prova per quanto riguarda almeno il medio, con una situazione abbastanza chiara. Ora aumenta leggermente l'andatura tra gli inseguitori, tra i vari Ramacciotti, Sanetti, Basile, Cherry, Sansoni, Orsucci, ma il vantaggio non diminuisce per Raymond Rumsas. Ernesto Bianchi, direttore della manifestazione, che ha preso il via con circa 700 concorrenti, per fortuna una bella giornata di sole, ha sicuramente favorito il pieno successo della gara. Dunque questo è il protoncino dei 7 inseguitori alle spalle dello scatenato Rumsas, il quale ormai è in vista tra non molto del viale San Concordio, dove la corsa si concluderà. E la nostra moto ripresa è tornata sul battistrada, che ha da poco superato il cartello dei 5 km alla conclusione. Raymond Rumsas ha sempre 20 secondi di vantaggio nei confronti del protoncino. Ecco il cartello dei 4 al traguardo. Questa in pratica, se la vogliamo definire una difficoltà, è l'ultima insidia per il corridore lituano, il quale appartiene alla Gran Fondo del Diavolo, questo il team di appartenenza che ha tra gli sponsor principali System
data e Petrollo quindi affronta ora il tratto in discesa. Vedete che il vantaggio è minimo, c'è stata davvero una bella reazione da parte degli inseguitori, infatti non sono che a una decina di secondi, forse anche meno, quindi è un finale molto incerto, molto emozionante in questa Gran Fondo Mario Cipollini, perché Runsas ha gli inseguitori davvero vicinissimi, soltanto una cinquantina di metri, quindi c'è stata una decisa reazione. Runsas però non si rialza, insiste nella sua azione, preferisce continuare da solo. Molte volte quando gli inseguitori sono vicini, il battistrada, i battistrada si rialzano, attendono gli inseguitori. Non è così per Runsas, che invece in questo tratto di curve e in discesa prosegue ed anzi sembra aumentare il vantaggio. Sembrava ormai fatto l'inseguimento per i sette alle spalle, per Sanetti, per Cerri, Ramacciotti, Basile, Sansoni, Orsucci, e invece la situazione è cambiata, nel senso che Runsas ha portato nuovamente a qualche secondo in più il suo vantaggio, quindi ha avuto un attimo di pausa, sembrava quasi ormai tranquillo, pago di avercela fatta, e invece dovrà soffrire anche in questi poco più di 2 chilometri che mancano al termine della competizione, perché gli inseguitori non scherzano. Eccolo là davanti il battistrada, gli inseguitori ad un centinaio di metri. Vedremo se ci sarà un ultimo sforzo da parte di questo plotoncino di inseguitori per cercare appunto di riportarsi. Sono in 6 in questo momento alle spalle del solitario battistrada, l'accordo è buono, chiude Cerri numero 492, davanti a lui Ramacciotti con il 57, mentre Runsas è naturalmente più avanti in quanto è tornato ad aumentare, a portare a 15 secondi il suo vantaggio, quindi nuova accelerazione vibrante da parte dell'ex professionista lituano, il quale può tornare ad essere più tranquillo in queste ultime battute della prova, perché ormai siamo veramente all'epilogo di questa Gran Fondo Mario Cipollini. La nostra moto deve raggiungere a questo punto il battistrada, che ha già superato i 2 chilometri dalla conclusione, è a 1500 metri dal traguardo. Avremo anche una seconda telecamera e vedete come l'azione di Raymond Runsas sia tornata possente, poderosa, dopo 111 chilometri ormai da lui percorsi in poco più di 2 ore. Sta viaggiando verso il traguardo di Lucca per ottenere l'ennesimo successo, una prova la sua veramente di prim'ordine. Ha rispettato il ruolo di favorito, è partito assieme a Ramacciotti, lo ha lasciato ad una decina di chilometri dalla conclusione, mentre gli inseguitori sembravano spacciati e invece si erano fatti sotto, e a 3 chilometri dal traguardo erano vicinissimi, appena una cinquantina di metri dietro di lui. Ha nuovamente accelerato, ha aperto, come si dice, nuovamente il turbo, ed ora eccolo qua nelle ultime curve prima di fare ingresso su viale San Concordio. Triangolo rosso sulla sinistra, 1000 metri al traguardo. Ecco infatti in questo momento il cartello che segnala l'ingresso nel comune di Lucca per quanto riguarda questa Gran Fondo, una Gran Fondo che veramente ha pagato gli organizzatori molta soddisfazione. Luca Franceschi, davvero tante persone sono convenute a Lucca, anche perché c'è la possibilità di visitare questa rassegna Lucca Bike, che si tiene al polo tecnologico e che presenta sicuramente degli stand interessanti e da visitare con estremo interesse. Siamo su viale San Concordio, va a concludersi questa Gran Fondo, almeno per quanto riguarda il percorso medio, con il successo di Raymond Runsas, che ha un vantaggio di 14 secondi nei confronti degli inseguitori.
può tornare a rilassarsi. A questo punto l'atleta lituano della Gran Fondo del Diavolo System Data Pedrollo, i due maggiori sponsor di questo team lucchese, 200 metri ancora per lui da percorrere, ma è la passerella finale, è l'autentico trionfo per Raymond Rumsas, che va a tagliare il traguardo, mentre subito dopo dovremo vedere gli inseguitori, che non sono lontani, hanno 13 secondi di ritardo, e vediamo che Ramacciotti, che va a conquistare il secondo posto a 13 secondi da Rumsas, e poi c'è lo sprint per il terzo posto, la maglia di Sanetti sulla sinistra, ed è Sanetti davanti a Cerri, Basile, quindi Sansoni e Orsucci, e questo è l'ordine d'arrivo. Questi primi sette classificati: Rumsas, Ramacciotti, Sanetti, Cerri, Basile, Sansoni e Orsucci, che ha chiuso. Ora sta arrivando invece Roberto Benedetti sul traguardo, mentre dietro di lui, alla spicciolata naturalmente al termine di questa prova, di altri concorrenti, questo è Bertellotti del pedale Pietrasantino, e poi a seguire vediamo anche Vanor Sedel e naturalmente un altro plotoncino, ma ormai siamo ad oltre 4 minuti di ritardo dallo splendido vincitore Rumsas. Siamo in compagnia di Raymond Rumsas, che vince il percorso medio fondo inserito nel contesto organizzativo della prima edizione della Gran Fondo Mario Cipollini, portacolori della SD Gran Fondo del Diavolo System Data. Raymond, un altro successo importante. Un altro successo importante, un altro successo a casa. Volevo ringraziare gli sponsor, System Data, Cicli Franceschi e tutti quanti che hanno organizzato questa gara, anche il Mario Cipollini presente oggi la mattina in questa gara, che diceva aspetta gli altri suoi amici su Matraia, e noi ne abbiamo proseguito per cavalcare questa gara fino in fondo. Sono contento che è arrivato da solo e vinto. Hai pedalato sulle strade che tu conosci molto bene, nelle strade dove hai preparato la tua carriera professionistica, nelle strade dove ora pedali, ti diverti e vinci. Certo, queste strade che sono a casa, dove mi ha allenato già da 10 anni, mi sembra che mi anche aiuta. Quando vado in salita non sento tanta questa fatica che dovrei sentire magari da altre parti. Penso che queste strade qui mi aiutano anche a vincere. Ha vinto Raymond Rumsas con il tempo di 2 ore 51 minuti e 49, alla media di 39.118. Al secondo posto Nicola Ramacciotti, al terzo posto Bruno Sanetti. A questo punto resta da vedere come è andata a finire sul percorso lungo, e allora andiamo con le immagini a circa 5 km dal traguardo con Simone Sguerri, numero 34 della Genetic Cycling, in questo momento all'attacco. È stato il primo a rompere l'indugi già sulla salita di Monte Pitoro, ed il pistoiese lo troviamo nuovamente all'attacco in questo finale, cerca la soluzione di forza, così come è riuscito felicemente a realizzare Rumsas. Ecco il tratto in discesa, ormai meno di 4 km alla conclusione, ma vedete che il vantaggio è di appena 8 secondi su un quintetto alle spalle. Comunque abbiamo visto almeno 4-5 atleti per un attimo stavano ormai immettendosi nella curva che aveva già superato Sguerri. Sguerri ora ha terminato la discesa. Da segnalare, lo vedete da queste immagini, la presenza anche della polizia stradale al seguito di questa manifestazione, quindi un altro elemento importante e significativo, Eskov, Bajanov, e poi abbiamo in questo momento Falzarano. Quindi questi sono i tre atleti, il corridore del Veloclub Salò, Nikita Eskov, che sta facendo l'andatura, poi il russo Alexander Bajanov, Gran Fondo del Diavolo System Data, la società alla quale appartiene anche Rumsas, e infine abbiamo Falzarano del team Guru Planet per Sella Italia. Questi gli atleti per
quanto riguarda appunto la fase finale della corsa, naturalmente tra gli altri sponsor per quanto riguarda la maglia Gran Fondo del Diavolo, la stessa Cicli Franceschi che è vicino a questo sodalizio. Ricordiamo ancora per l'ultima volta Lecca Lecca abbigliamento per bambini, ITL, industrie tessili lucchesi, Invercolor, Altopac Packing, Salumi Benvenuti, Cicli Franceschi, che è uno appunto anche degli sponsor di questa Gran Fondo, Mario Cipollini, mentre Simone Sguerri viene raggiunto in pratica a un paio di chilometri dalla conclusione, dal terzetto, ora sono in quattro al comando. Numero 34 Simone Sguerri, 82 per Falzarano, numero 7 per Eskov, numero 13 per Bajanov, che sta facendo l'andatura. Superato il cartello dei due chilometri, Sguerri un po' sicuramente sconsolato, amareggiato, sperava di potercela fare anche se il suo vantaggio era minimo, ma è da elogiare sicuramente il pistoiese per il coraggio e per la tenacia dimostrata. Intanto c'è un rientro ed è in questo momento Luca Ortolani del gruppo sportivo Poccianti che va ad unirsi a Bajanov, Eskov, Falzarano e Sguerri, quindi sono in cinque al comando ed hanno un vantaggio piuttosto netto, ci comunica il servizio in formazione. Abbiamo visto anche Valerio Tonati con Sandro Manzi, Arturo Parenti al seguito di questa Gran Fondo, ci comunicano che a 1 minuto e 15 viaggia Fanelli, mentre ad oltre 3 minuti Cavalli, addirittura con 5 minuti di ritardo Ferrari, quindi è il quintetto in grado di giocarsi il successo. Vedete, si viaggia ora ad andatura turistica con il rientro di Ortolani, ci si studia, ci si avvicina al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, quindi ricordiamo ancora, rinnovando i complimenti a Mario Cipollini, all'organizzatore principale, al coordinatore della manifestazione Luca Franceschi, a tutti i suoi collaboratori, davvero un elogio incondizionato per l'organizzazione che è stata curata nei minimi particolari. È stato scelto anche un tracciato dove gli atleti non hanno incontrato traffico eccessivo e quindi tutto si è svolto nella maniera migliore, con piena soddisfazione e con le novità che sono annunciate per l'anno prossimo, quando ci sarà la seconda edizione. La presenza poi degli ospiti che ho ricordato, ulteriore testimonianza anche dell'amicizia che Mario Cipollini conta nel mondo del ciclismo, perché è stato per tanti anni un grandissimo protagonista, un grande campione, il re degli sprint e delle volate, e lo vedremo portare a termine la sua prova. Anche Mario Cipollini tra qualche istante, quando le immagini ci porteranno sul traguardo per la conclusione del percorso lungo di questa Gran Fondo, con il successo che vanno a giocarselo il 579 Ortolani, l'82 Falzarano, il 34 Sguerri, il 13 Bajano ed il numero 7 Eskov. Questi i sette atleti in volata. Sicuramente Bajanov, il russo della Gran Fondo del Diavolo System Data Petrollo Cicli Franceschi, e poi Eskov, quindi due atleti stranieri che sono appunto in questo quintetto, godono dei favori del pronostico. Ed ecco questa volata, lo sprint, vediamo che sta uscendo in questo momento proprio Eskov con Bajanov che è sulla sinistra, Eskov è al centro ed è Eskov che va a vincere su Bajano, terzo Falzarano, quarto Sguerri e quinto Ortolani. Questo l'ordine d'arrivo, 3 ore e 48 minuti il tempo impiegato. Noi a questo punto naturalmente attendiamo qualche altro arrivo, ma ci saranno distacchi pesanti, quindi non è possibile attendere. Intanto c'è anche chi arriva in maniera festosa, l'arrivo di Mario Cipollini, e con l'arrivo appunto di Re Leone possiamo passare direttamente alle interviste al termine di questa Gran Fondo intitolata al suo nome. Prima edizione Gran Fondo Cipollini a Lucca.
a consuntivo, gara quasi terminata, sono ancora in pochi davvero in giro sul percorso 140 km. Tra i percorsi oggi, 49, 112, 140, ha vinto la sicurezza, ci siamo divertiti tutti, e quel qualcosa che Mario Cipollini questa mattina ha detto a tutti i suoi amici, e tanti erano al pronti via. Ma sì, credo che sia una giornata splendida, una giornata di sport, e io sono soddisfatto soprattutto che non sia successo niente. La sicurezza è la cosa su cui ho messo le basi. Quando abbiamo accettato di fare questa gara, la prima cosa che ho chiesto è la chiusura del traffico, insomma non si può ottenere tutto, ma ci siamo imposti credo abbastanza bene. L'organizzazione è stata eccezionale, hanno lavorato tutti, naturalmente l'esperienza è limitata perché è la prima edizione, ma ci siamo avvalsi di persone estremamente esperte, per cui credo che in realtà siano tutti soddisfatti. Il percorso, credo che i colli della Lucchesia siano emozionanti, sono strade dove tanti campioni sono passati in gara e in allenamento, per cui ognuno dei partecipanti credo che sia riuscito a percepire qualcosa di straordinario in questo posto, per cui ripeto, prima edizione, una struttura credo imponente che può supportare in futuro numeri molto più ambiziosi, però stiamo con i piedi per terra, siamo partiti credo discretamente e siamo onorati e soddisfatti di questo risultato. Alla partenza il presidente della Federazione Ciclistica Nazionale Italiana, il Renato Di Rocco. Sei riuscito a metterlo in bicicletta? Ma sì, diciamo che Luca si sta preparando a un evento eccezionale, cioè la partenza dei campionati del mondo nel 2013. Io sono riuscito ad anticipare Bettini come primo toscano campione del mondo, per cui dalla Toscana, da Luca, partirà un campionato del mondo. Renato è il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, l'ho chiamato, e per cui onorato anche di questa presenza, per cui la sua presenza stamattina qua in bicicletta soprattutto la dice sul rapporto e sul rispetto reciproco che c'è. E per finire, Mario Cipollini ha messo il suo nome nella sua gran fondo, ha messo la sua esperienza, meglio dettata da anni e anni di girovagare per il mondo e vincere tantissimo. Mario Cipollini, un grazie a chi oggi? Ma un grazie soprattutto agli amici del Polo Fiere, a Bianchi Ernesto, a Luca Franceschi, che sono stati veramente i promotori e i motori di questa edizione. Io purtroppo di impegni ne ho parecchi in giro per il mondo ciclistico, per cui spesso erano contatti telefonici o piccole idee che mi venivano in mente, non sempre sono attuabili, però abbiamo tempo per migliorarci, tempo per far bene, e l'impegno comunque c'è stato da parte di tutti, soprattutto da un gruppo di amici che mi conosco e mi hanno seguito da una vita.